Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Quello che vi andrò a raccontare è emblematico, no? Emblematico riguardo alla casta, vi ricordate la casta, no? I 5 Stelle avevano identificato nel Parlamento una casta potente di politici che loro volevano disarcionare, aprire la scatoletta del tonno, portarci via il tonno. Invece loro hanno aperto la scatoletta e ci sono entrati. Ho detto: fateci posto che qui si sta proprio bene. Il ristorante della Camera dei Deputati riapriva. Quindi sapete che il decreto il DPCM di Conte chiude i ristoranti alle 18, ma no, per i politici che sono la casta questo non va bene. Non so, ad esempio, vi ricordate qualche giorno fa che Fico rimproverava Sgarbi perché aveva posizionato la mascherina in maniera incorretta? Ecco, lo stesso Fico il giorno prima era stato fotografato al mare, in un ristorante all'aperto, in una tavolata di 6 persone, tutti senza mascherina, e dietro si vedeva la spiaggia piena di persone, tutte senza mascherina. Non c'è l'obbligo di mascherina anche all'aperto, però per Fico no. Beh, avete capito? Loro combattono la casta e quindi hanno bisogno di non mettere la mascherina, perché per combattere la casta devi essere più libero e vigile, no? Perché sennò ti scappa la casta. E così. Parliamo anche del ristorante di Montecitorio. Doveva riaprire ieri sera il ristorante di Montecitorio, ma il presidente della Camera, Roberto Fico, quello che combatte la casta, appena preso il prolungamento serale del servizio mensa, d'intesa con i questori, ne ha deciso la chiusura. A quanto apprende l'agenzia di stampa ADN Cronos, i parlamentari erano stati avvisati con un SMS che informava sulla riapertura, con scritto: da lunedì al giovedì, presso i locali della ristorazione al piano aula, avrà luogo un servizio mensa con orario 19:21. No? In Italia i ristoranti chiudono alle 18, ma a Montecitorio, dove c'è la casta potente e intoccabile, il ristorante fa orario 19:21. Il servizio dice attivo da oggi, 27 ottobre. Fino a oggi le misure anti-Covid era stato lasciato aperto solo il servizio d'asporto per i cibi, ma da stasera invece devono essere riaperte 2 sale su 3 con il permesso di ingresso a massimo 40 deputati nel rispetto delle normative anticontagio previste alla Camera. Dopo la notizia della riapertura, il Codacons aveva parlato di un fatto grave: li denunceremo alla magistratura per abuso d'atti d'ufficio. E adesso vediamo che cosa realmente ha detto il Codacons. Il Codacons dice questo: la riapertura del ristorante della Camera è grave e denunceremo appunto per abuso. Li denunceremo alla magistratura per abuso d'atti d'ufficio, perché si sono qualificati ancora una volta come cittadini diversi da tutti gli altri italiani, che invece sono costretti a mangiare a casa loro. Così il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commentando la notizia della riapertura a partire da oggi, no? Del ristorante della Camera, dal lunedì al giovedì per un massimo di 40 deputati a sera, una bella lista di attesa. Io volevo il filetto, fatemi largo. E così la Camera, evidentemente, ironizza Rienzi, si considera un alberghetto di buona categoria, no? Un alberghetto di buona categoria, dice il presidente del Codacons, Rienzi, e commenta poi così: dice, perché è l'unica che può tenere un ristorante aperto mentre i ristoranti di tutto il resto d'Italia sono costretti a chiudere. A questo punto troveremo tutti una scusa per andarli a trovare e poter usufruire anche noi del loro servizio. Beh, evidentemente questa è l'Italia, no? Sono stati scoperti, però, avete capito? Questa volta sono stati scoperti. Chissà quante cose non sappiamo che questi privilegiati fanno alle nostre
alle nostre spalle. Ma andiamo a vedere quelle che sono magari le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo, proprio le ultime notizie. I contagi nel mondo sono arrivati a 44 milioni. Naturalmente sono quelli che sono stati scoperti, sono molti di più, mentre i decessi confermati sono 1.168.568. Anche in Italia i contagi continuano a salire. L'ultimo bilancio è relativo a martedì 27 ottobre di 21.994. Quello di oggi ancora non è disponibile, arriva alle 6, mentre i decessi sono stati 221 a fronte di 174.398 tamponi, 49.700 in più rispetto al primo. Vengono aperte delle indagini sui morti in ambulanza davanti al pronto soccorso. L'ASL provinciale dell'Aquila ha avviato due indagini interne per capire se ci sono responsabilità dei sanitari nelle due morti avvenute nei giorni scorsi fuori dal pronto soccorso di Avezzano all'Aquila. I casi sono riferiti a un settantenne di Luco dei Marsi, l'Aquila, accompagnato dalla moglie e dalla sorella, che dopo aver atteso in macchina davanti alla struttura di emergenza con evidenti problemi respiratori, è stato soccorso dai medici che però non sono riusciti ad evitare la morte, e ad un altro anziano risultato positivo nella RSA Don Orione di Avezzano, per il quale l'aggravarsi delle condizioni è stato necessario il ricovero. L'uomo è morto all'interno dell'ambulanza in fila davanti al pronto soccorso. Secondo quanto si è appreso, in quest'ultima circostanza ci sarebbero responsabilità dei medici che non avrebbero soccorso una persona in codice rosso, nonostante le norme impongano di intervenire anche se in presenza di contagio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia, siamo anche in Instagram e nell'altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Io vi ringrazio e se volete tra circa 20 minuti ci saranno altri video. Arrivederci a tutti nuovamente.